Ma è vero che ai bambini piacciono di più le cose meno sane? Non so, le patatine, il cioccolato, è Sì, vero? è assolutamente vero. Come madre di un adolescente posso confermare che tutto quello che è fritto e tutto quello che è cioccolato è in assoluto, potrebbe essere una cena. L'attrattiva Sì, principale. potrebbe pranzare e cenare, un ragazzino di oggi potrebbe pranzare e cenare con qualcosa di fritto e con del cioccolato come E dessert. allora come facciamo a insegnarli a mangiare diversamente? Ma un po' il discorso che faceva anche la dottoressa Biale, un'educazione che deve cominciare da piccoli facendogli conoscere e manipolare il cibo. Addirittura, per mia esperienza personale, io ho scoperto che è più facile far mangiare ai bambini le verdure se appena ne abbiamo l'occasione, può essere andare in gita in campagna, piuttosto che a trovare i nonni che hanno l'orto, eccetera. Li si porta, gli si fa vedere che i pomodori crescono sulla pianta, che il pollo ha due zampe, non sei cosce come nella confezione del supermercato. E poi, dal momento dello svezzamento, cucinare per i bambini. La mamma tende a prendere le farine, il brodino, le pappette, spesso anche per comodità, molti prodotti pronti, e si dimentica di fare il brodo vero, di fare il passato partendo da una vera fettina di carne o da una vera fettina di pesce. Quindi, finché è piccolo, tutto quello che è morbido, bene o male, si riesce a farglielo mangiare e lui impara, lui e lei imparano Impara a il distinguere i gusto. gusti. E questa è una cosa che poi si portano avanti. Allora, Certo. continueranno a preferire le patatine, ma poi a poco per Apprezzeranno volta anche. apprezzeranno una buona carne, un buon pesce nonostante le spine, perché sono dei sapori che hanno imparato ad amare. Easy Baby. Bambini si nasce, genitori si diventa. Canale 137 di Sky.